O Gesù, tu sei la pietra fondamentale della nuova umanità. Tu un giorno dicesti: io sono la pietra angolare. Chi vuole rifabbricarsi deve rifabbricarsi su di me. E per questo, Signore Gesù, che come ci esorta Pietro, ci stringiamo attorno a te, pietra angolare, fondamento della nuova umanità, per ricostruirci in te, prendendo vigore da te, vitalità da te, forma da te, per essere una costruzione santa, un edificio santo, l'uomo santo, secondo il progetto del Padre tuo, che il nemico ha distrutto. Signore Gesù, il maligno continua a distruggere l'opera tua. Il maligno continua a sgretolare l'opera tua in tutte le parti, perché è invidioso dell'uomo e vuole rifabbricarlo a modo suo, un uomo secondo la sua immagine. Ed è in attività per ricostruire l'uomo secondo la sua perversa immagine, usando il materiale che lui non può darsi, non può avere, perché l'autore di ogni materia, di ogni valore morale, spirituale, materiale, sei tu. E sfruttando questi materiali, intrudendolo con la sua malizia, sviandolo dal loro ordinamento, ricostruisci il nuovo uomo, secondo la sua immagine e somiglianza, perché rifletta il suo orrore, rifletta la sua ombra, in contrapposizione alla luce di Dio, alla gloria di Dio. Signore Gesù, il maligno è in attività in questo mondo e in ciascuno di noi per ricostruire l'uomo e la società a sua immagine e somiglianza. Egli scimmia di Dio, odiatore di Dio e dell'uomo. Ma tu, Gesù, ti sei posto come pietra angolare, come pietra nuova, su cui l'umanità può essere rifabbricata, su un solido fondamento. Tu ripulisci quello che è sgretolato, lo ricollico in te, e mediante il tuo spirito tu ricostruisci l'uomo, ricostruisci la nuova società, ricostruisci la nuova città di Dio, ricostruisci la tua chiesa. Signore Gesù, noi siamo qui attorno a te e ti diciamo: ricostruiscici in te, oh Signore. Tu sei la nostra vita, tu resti sempre il modello su cui dobbiamo ricostruirci. Soffia il tuo spirito continuamente dentro di noi, perché quelle due braccia che il Padre ha usato nel costruire l'uomo, li usi continuamente nel ricostruire l'uomo. Il braccio del Verbo incarnato, il braccio dello Spirito Santo. Signore Gesù, ricostruiscici, ricostruiscici in te, ripristina in noi l'immagine del Padre, l'immagine bella e meravigliosa. Ricostruisci la nostra famiglia, ricostruisci la nostra società. Signore Gesù, ricostruttore del nuovo mondo,
ristoratore della nuova umanità. O Gesù, centro della nuova creazione, noi siamo nelle tue mani. O Spirito di Dio, che hai costruito Gesù nel grembo di Maria, ricostruisci l'uomo, ricostruisci il Cristo. O Spirito Santo, Spirito che procede dal Padre e dal Figlio, ricostruiscici. E tu, o Gesù, sii davanti a noi, sii davanti a me, a ciascuno di noi. O Gesù, noi vogliamo ricostruirci secondo i valori tuoi, quelli che tu ci dai. Vogliamo ricostruirci come figli di Dio, perché risplende anche in noi la gloria del Padre. Un giorno dicesti: Padre, la gloria che tu mi hai data fin dall'inizio, io l'ho data a loro. Signore Gesù, trasmettici la tua gloria, quella che tu hai avuto dal Padre fin dall'inizio, perché anche noi siamo riflesso della tua gloria e diamo gloria a Dio, tuo Padre. Alleluia. Abbiamo pregato per la ricostruzione. Appena prima era venuta questa parola che è bene che ascoltiamo. Da Neemia 4. Quando Sanballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e quelli di Azoto seppero che la riparazione delle mura di Gerusalemme faceva progressi, perché le brecce cominciavano ad essere chiuse, ne provarono grandissimo sdegno e decisero a vicenda di salire per attaccare Gerusalemme e causarle tutto il danno possibile. Noi pregammo il nostro Dio e costituimmo una guardia contro di loro giorno e notte. Tuttavia i giudei cominciarono a dire: le forze dei portatori vengono meno, vi sono troppe macerie e noi non potremo mai terminare le mura. E i nemici dicevano: non lo devono sapere, né bisogna che ci vedano prima che noi piombiamo in mezzo a loro e li massacriamo, facendoli così desistere dall'impresa. Ma i giudei che abitavano presso di loro vennero ad avvertirci per 10 volte da quali luoghi i nemici sarebbero saliti contro di noi. Per questo schierai il popolo dietro le mura, dividendolo per famiglie, tutto armato di spade, lance e archi. Dopo aver fatto l'ispezione mi alzai e disse ai notabili: non abbiate paura di loro, pensate che il Signore è grande e terribile e combattete per i vostri figli e le vostre figlie e le vostre case. Quando i nemici seppero che noi eravamo stati avvertiti e Dio aveva sventato il loro disegno, si ritirarono e noi tornammo alle mura, ciascuno al proprio lavoro. Ma da quel giorno, mentre la metà dei miei uomini lavorava, l'altra metà faceva la guardia, armati di lance, scudi, archi e corazze. E quindi da quel giorno alcuni costruivano e altri stavano armati con la mano alla mano destra. Amen. Così in 52 giorni fu rifabbricata le mura di cinta della città. Non abbiamo paura, fratelli e sorelle, noi siamo i ricostruttori della nuova Gerusalemme. Ognuno di noi già è Gerusalemme, ogni nostra famiglia è Gerusalemme, ma la grande Gerusalemme è la nostra società. Dobbiamo ripristinare le mura, dobbiamo ricostruire come? Compatti e ordinati, compatti nel perseguire un unico disegno, ordinati, ognuno deve fare la sua parte e bisogna avere in mano la spada e la cazzuola. La cazzuola per cementare
le pietre e la spada per difenderci dai nemici. La spada è la preghiera, il cemento è l'amore, la pietra è ciascuno di noi, è nell'amore che noi ci costruiamo gli uni sugli altri secondo il disegno di Dio, ma bisogna difenderci con la spada dei nemici che impediscono questa costruzione. Signore Gesù, tu sei colui che presiede a questa costruzione, e su di te, o Signore Gesù, che noi ci edifichiamo, che noi edifichiamo le mura sbrecciate, che noi edifichiamo la nuova Gerusalemme. Signore Gesù, noi siamo all'opera, noi non ci perdiamo di coraggio, dacci, o Signore, la gioia di costruire, di lavorare per te e lavorare per noi. Lode e gloria a te, o Signore. Zappe, fatevi spade, lance con le vostre falce. Anche il più debole dica: io sono un guerriero. Svelte venite, o genti tutte, dai dintorni radunatevi là. Signore, fa scendere i tuoi prodi. Signore mio Dio, tu qui ci inciti a ricostruire e a combattere. Tu ci dici di farci delle spade, di mutare le lance con cui noi ci offendiamo gli uni gli altri, di mutare tutto in armi, perché noi possiamo combattere la nostra battaglia. E tutti, Signore, siamo chiamati a questa ricostruzione. Anche il più debole dica: io sono un guerriero. Fratelli e sorelle, dite così con me: io sono un guerriero. Io ho una lancia in mano. Io ho una spada in mano. Io ho una spada in mano. E allora svelte, venite, o genti tutte, svelte, venite nei dintorni, venite, radunatevi qui. Il Signore fa scendere i suoi prodi, o Signore fa scendere i tuoi prodi, perché si è edificata la nuova Gerusalemme, perché si è edificata la nostra vita in te, perché si è edificato il nuovo uomo che il maligno vuole distruggere. Signore Gesù, eccoci qui, i tuoi prodi, tutti siamo guerrieri, tutti siamo nelle tue mani, tutti siamo pronti con la lancia, con la spada, a combattere contro i nostri nemici. Tutti siamo qui pronti con la cazzuola, con l'amore, col cemento, con la pietra, a fabbricare il nuovo edificio secondo giustizia e verità. Amen. Fratelli, una ricostruzione, quella di ciascuno di noi e delle nostre famiglie, che noi facciamo nel nome di colui che è qui in mezzo a noi e ci dà forza. Guardiamo a Lui e attingiamo forza da Lui. Attingete forza dal Signore, e da Lui soltanto che possiamo attingere forza. Fratelli e sorelle, è Lui la fonte della nostra forza, della nostra energia, perché lo Spirito procede da Lui e Lui ce la dà senza misura. Guardiamo a Lui, fratelli e sorelle, e attingendo forza da Lui, mettiamoci con coraggio all'opera. Coraggio, popolo mio, coraggio, Zorobabel, coraggio, Giosuè, figli di Zodeca, e coraggio tutto popolo del paese, tutti uniti gli uni agli altri, ricostruiamo le nostre famiglie,
Ricostruiamo ciascuno di noi, ricostruiamo la nostra società che il maligno sta distruggendo, perché la società dei figli di Dio, siamo la famiglia di Dio, siamo creature di Dio. Ialer sharakaya tunka tukta, sharakantika nekekanan, orokita matunkitika, tantarienkanesh. Non temete i vostri nemici, voi siete forti perché io sono con voi. Coraggio, mettete mano alla spada e allo scudo per difendervi e per trafiggere il nemico. Edificate la mia chiesa, perché io vi ho chiamato per edificare la mia chiesa, le mura che crollano. Io sono il Signore, io sono con voi, popolo mio. Faccia affidamento di voi, ognuno di voi è guerriero. Alleluia. Si crede debole, tutti siamo forti, non della nostra forza, ma della forza di Dio. Così dice il Signore: non spaventatevi e non abbiate paura di loro. Il Signore stesso, vostro Dio, che vi precede, combatterà per voi, come ha fatto tante volte sotto i vostri occhi e come ha fatto nel deserto. Io sono con voi, non temete. Prima di partire da questo mondo, diceva a tutti: io vado al Padre, però non dubitate, io sono con voi fino alla consumazione del mondo. Grazie, io cammino con voi. Grazie, io vi precedo. Voi dietro di me, io aprirò le brecce, voi entrerete dietro di me, perché io sono il condottiero, io ho vinto la morte, io ho vinto il peccato, io ho vinto il maligno. Venite dietro di me, sarete vittoriosi con me. Amen. E lucerne. È una guarigione interessante perché è toccata la retina e il nervo ottico. Questa persona gioisca nel Signore, perché il Signore interviene, la retina è salva, il Signore tocca il nervo ottico e a poco tutto si aggiusta. Non abbia paura più. Poi, se la persona è presente, può anche identificarsi. Poi c'è un otite, è interessata qui la tromba, il Signore tocca e guarisce. Bene, c'è una conferma pure. Poi ci sono tante piccole guarigioni che il Signore sta operando in questo momento e che ognuno di voi avverte e avverterà andando a casa. Ancora c'è uno slegamento di un braccio, non si poteva alzare e adesso si alza questo braccio. C'è una gravidanza, anzi ce ne sono due, una da 3 anni che non ha figlio e un'altra che ha avuto un aborto, ma è in preoccupazione, Signore la rende incinta di nuovo. E questa volta andrà bene. Sono 2 donne. C'è uno osteoporosi che si ferma e poi questo lo diciamo. Ci sono alcune persone qui presenti che hanno degli amuleti ancora, amuleti addosso. Qui in questo luogo si viene a pregare il Signore e avete degli amuleti. E poi sono 2 persone che hanno al braccio ancora
dei nastri magici, due persone. Poi tra queste amuleti ci sono fogli di carta rotondi oppure quadrati, però con disegno rotondo. Sono amuleti che bisogna scartare. Poi ho sentito una parola per una persona che ha manovrato, si dice attenta, sta attenta perché sta ritornando su di te, cioè c'è una fattura di ritorno su quella persona che l'ha fatta, una fattura di ritorno, sta attenta, non arrischiarti più, hai commissionato tu questo male, ma non è stato fatto, oppure è stato fatto, non sappiamo come, questo male è di ritorno su di te. Quello che tu hai voluto fare a quella donna ritorna su di te. Sta attento, confessa il tuo peccato e non andare più da quella maga. Si tratta di fattura la testa. Domandiamo al Signore adesso di dimenticare tutto, Lui guarisce tutte le nostre malattie. Adesso domandiamo a Lui di convertirci ancora una volta, chi ha degli amuleti di tronchi, chi va da una maga non ci vada più, e prostriamoci davanti a Lui perché il Signore è qui in mezzo a noi. Allora ci alziamo e invochiamo il nome del Signore per essere salvi. Un canto. Signore Gesù, tu sei il medico nostro, perdonaci tutti i nostri peccati. Tu sei il medico nostro, guarisci tutte le nostre malattie. Tu sei il liberatore, liberaci da tutti i legami, da tutti i fastidi del maligno, da tutti gli influssi malefici. Signore Gesù, noi vogliamo ricostruire la nostra vita su di te, vogliamo bonificare la nostra famiglia, dove deve ritornare la professione della fede, la santità della vita, la pratica dei sacramenti. Signore Gesù, ci mettiamo davanti a te e imploriamo questa restaurazione della nostra vita e della nostra famiglia. Un canto. Guarisci, Signore, chi è malato di sclerosi. Guarisci, Signore, chi è malato di tumore. Guarisci, Signore, i reni malati. Guarisci, Signore, gli organi della riproduzione. Tocca il cuore, o Signore, le sue valvole. Tocca il sangue, o Signore. Tocca la gola, il naso, le orecchie, gli occhi, o Signore.
tocca il cervello, la pelle, oh Signore, tocca la linfa, il sangue, tocca tutti i valori, oh Signore, del tuo popolo, tocca le ossa rotte, oh Signore, tocca le ossa doloranti, tocca tutte le malattie delle ossa, oh Signore, del sangue, tocca le leucemie, oh Signore. Signore, risana il tuo popolo, che non ci siano brecce nel tuo popolo, ove possono annidarsi le malattie. Guarisci il tuo popolo, oh Signore. Signore, tocca questa cistifellea ed essa guarirà. C'è una guarigione che non abbiamo letto perché... Ecco, Carmelo, amato di Monreale, ringrazio il Signore per avere guarito il figlio di 22 anni che era malato di un linfoma da circa 6 mesi. Grazie, Signore Gesù. Signore, guarirà ancora entro oggi e domani. Se perseverate in preghiera, la preghiera di questa mattina continuerà a produrre i suoi effetti oggi e domani. E allora, fratelli e sorelle, un canto di guarigione e diamo la benedizione. Sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù. Santissimo sacramento dell'altare. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.